Sono le 10.40 e manca pochissimo alla partenza della TDS, la gara di Michele Evangelisti. Partono a mezzanotte, ora siamo qua a Courmayeur alla ricerca degli atleti. Andiamo! So few women on the race, and I just want to see the femininity in this TDS. Every guys, let me on the floor. Tous les garçons, s'il vous plaît, les élites, assis au sol. Every guys, let me on the floor. I just want to see the women on the race. Et vous les applaudissez bien fort, mesdames et messieurs, le monde, pour ce TDS. Attention, baissez-vous tous. Attention, la plus grande vague humaine qui part du fond jusqu'à nous. You start from the back till the front. Stand up from the front. The big wave. Come on. Attention à la TDS. Balance-moi la vague. Relève-toi, madame Fourier, tu me livres à ton passage TDS. Allez, commence là-bas dans le fond. Ils ont plus rien. Montre-moi le son. Voilà, ça y est, mesdames et messieurs. La trace des 1245 km. 9100 mètres de dénivelé. 44 mètres. Wow! Et c'est parti pour ces 145 km de légende. 9100 mètres de dénivelé positif. Congratulations to all to get the start, and we continue on the final in Chamonix. N'oubliez pas, on compte sur vous à Chamonix. Duc et duchesse à la de ce duché de Savoie, le Piémont et la Val d'Aoste. L'aventure commence pour vous. The adventure starts just right now. Et tu as le droit de faire du bruit au passage de l'Arche. Mezzanotte sono partiti gli atleti della TDS, compreso Michele Evangelisti, uno show pazzesco. Ora andiamo a casa, dormiamo un pochettino e poi domani cerchiamo di seguire Michele e tutti gli altri atleti nel Monte Bianco.
Buongiorno amici, è martedì 23 di agosto, inizia una nuova giornata per la UTMB. La TDS è già partita, Michele è in viaggio, sta facendo in realtà una grandissima gara fino ad ora, quindi speriamo che continui così. Noi adesso stiamo andando da Roberto Mastrotto a registrare un po' di clips per il documentario, si sta preparando per la sua partenza, per la sua UTMB. Qua oggi è una giornata spettacolare. E Claudia come si sarà svegliata oggi? Perfect! Super happy and excited. Buongiorno, sei pronta ad andare da Roberto? Sempre. E dopo si va a tu beccare... Vieni? Io vengo, sì. Ok, so yes. E poi andiamo a beccare Michele in mezzo alle montagne. Sì. Abbiamo già trovato un punto figo, sì. Vedrete. Allora Roberto, come va? Eccoci. Come stai? Bene, bene, dai. Siamo qua in questa splendida cornice. Sì. Siamo lì, come ti senti? Oh, bene, dai. Adesso veramente manca poco, quindi si tratta più che altro di restare tranquilli, sereni, insomma, e godersi qua gli ultimi giorni, ecco, prima della partenza. Siamo appena arrivati a Beaufort, stiamo aspettando Michele che dovrebbe essere al checkpoint prima di questo e noi intanto andiamo a riprendere qualche atleta che sta passando da questo checkpoint. Aria davvero bella. Siamo qua al checkpoint in attesa di Michele, 92esimo chilometro, stanno passando diversi atleti che qua ovviamente avranno il punto ristoro, possono recuperare un po' le energie e poi partire per gli ultimi 50 chilometri. Per ora giornata davvero splendida, quindi tutto fila liscio per gli atleti. E qua è dura. Queste sono le bandierine della TDS, bianco e rosse, abbastanza visibili devo dire. One kilometer to the checkpoint. What's that, mate? 1 kilometer and you have the checkpoint. Cheers, buddy. Doing great. Guarda un po' chi c'è. Finalmente. Mamma mia. C'è civiltà con qualcosa che c'è. Grande, dai. È impossibile questa cosa. Manca 2 km da 8 km. Cioè, siamo sì, è più lunga. Manca un chilometro. Sì, ma siamo fuori. Siamo fuori, sì. Siamo già due di più. Sì. Siamo l'armadio di Narnia praticamente. Cioè. Dai. Sono sbriciolato, siamo. Caldo ustionante. Beh, ma. Però. Il Derrick è tranquillo. Bellissimo, dai. Psicologicamente ci siamo. Dai, Arrivo. Non si sente neanche piano, si sente bella forte. Bella forte? Senti civiltà Michele, senti che Ducati. Senti che roba. Dopo tante montagne. Ma non c'è mica arrivare in statale, siamo lì, non c'è da una mica la zichetta. Ci facciamo la SS.
e sei su 14. Dopo tante montagne, però siamo tornati alla civiltà veramente. Bianco di qui, bianco di là. Guarda, non ho mai corso su strada, ma farei una maratona adesso qui quasi, quanto la strada. Quanto sto apprezzando. Siamo in live sul sito, vero? Di UTMB, giusto? Siamo in live. Allora, Costarella, eh? Sai che siamo al 90esimo, 93esimo, 94esimo. Manca solo 50. Dai, dai, sei bello. Solo 50. No, lo spirito c'è. È che lo stomaco langue e le gambe dure. Insomma. 92 con quasi 6.000 si sentono un po' sulle gambe. Giornata caldissima. Sì, madonna. Però con questo vento freddo, no? Non te lo faceva sentire il caldo, però la pelle sento che ribolle proprio la pelle, perché si è refrigerata col sole e ho paura stanotte lo sbalzo termico. Ti devi coprire un po'. Sì. In che parli, vado avanti, in qua! No, dico che sbaglio la sifica. Abbiamo fatto squadra Italia, ci sono talmente pochi italiani che abbiamo deciso. Tutti francesi sono. Sono tutti francesi. Grazie. E un bel po' di inglesi. E la gara diventa ancora più dura perché senza poter parlare ti addormenti, perché sì, ormai sono 19 ore che siamo in giro, in quota, su e giù, con questo caldone, e senza poter parlare è molto più faticoso. Ora facciamo un bel... una bella mangiata. No, ci hanno detto tante volte che mancava 2 chilometri, almeno 4 volte, scendendo sempre, e mancava sempre 2. No, qua c'è ancora mezzo chilometro. Mezzo chilometro? Sì, pochino. E comunque sull'orologio ne risultano 2, 2 e mezzo in più, eh? Mm. Che spero non ci siano alla fine. E mi sa che quando si esce da ristoro qua si trova già la notte, si uscirà già con la frontale, credo. Comunque, occhiali praticamente mai tolti, perché ho tolto un attimo a destra che mi gocciolava il sudore, ma il riverbero del sole è pazzesco. Tanto, infatti ho detto una giornata così. C'era il vento che è allietato, però biscottato. Va. Bravo! Super! Entusiasmo da sempre della carica. Sì. Devo fare scuola di pronuncia. Labbra bruciate. Però fantastico. Olè! Qui posso entrare, Mike? Sì, qua sì. Qua sì. Primo. Hai perso un posto in classifica. Esatto. Per quanto conquista anche. Spero che abbia un matrimoniale, no? Una bambina. Noi prendiamo una bambina matrimoniale. E poi devo seguire l'aiuto in mano. Non è quando entri qua.
se te la rubo per cena. Mangi anche tu qui? Sì. Un buon ristorante. Ristorante stellato. Si riparte qua. Si riparte. Carichi, guarda che gli occhi. Ho messo anche il collirio per avere gli occhi più luccicanti nella notte. Ci tengo all'igiene orale. Che il vostro dentista se ne accorgerà. Lavare i denti anche nella TDS. Ale, ale, ale! Ale, bravo! Posto Messico! Bravo! Si riparte! Dai! Mi sento tanta energia dentro, grande! Così ti vogliamo. Tutto svanirà all'uscita del paese, però è bello che ora ci sia dell'energia. Da già poter fare un'altra oretta prima della frontale è già una cosa bella. Ale, ale! Dai, uno che viene dal Pasubio non può mica arrendersi, eh. Nessun mano. Ci si vede a Chamonix allora? Ci vediamo a Chamonix. Mi raccomando. Per colazione o per... Mi sveglio apposta. Io metto la sveglia alle 5. Metti la sveglia alle 5, guarda dove siamo e ti giri di là e dormi altre 4 ore. Poi però vieni col cornetto, eh? Ok. Io vorrei una crousse de Chamonix, è il dolce tipico di Chamonix. Ok. È vero, è fantastico, è una croce, una brioche fatta così con dentro la crema, cotta. Vedi quello che ci ha detto, manca poco, 5 km, ma ne mancava uno. Chamonix! Mi raccomando, Ciao Mike! Ti voglio giù alla fine! Quindi che manca poco, Ciao belli! E sono ripartiti dopo un bel po', diciamo. Quanto è stato dentro, Michele? Un'oretta? Sì. Un'oretta di cui 10 minuti dormendo, mangiando, massaggio, insomma. Però lo vedo carico e da qua in poi è ancora lunga. Un pezzettino, ancora 50 km, però sta bene, dai, poi lui arriva alla fine, c'è una testa tanta. Lo ritroveremo a Chamonix domani mattina. Buongiorno amici, mercoledì, sono le 8:48, stiamo andando verso il centro di Chamonix perché Michele Evangelisti sta per arrivare. Ha passato la notte, sta andando alla grande e sarà qui tra poco. Sto andando un pochettino più in là, un chilometro in su, per raggiungere Michele che sta arrivando, così lo accompagno l'ultimo chilometro o qualcosina in più. L'ho sentito al telefono, sta bene e sono veramente felice per lui che sta completando questa gara pazzesca. Sei arrivato prima di quello che pensassi, dai! Sì, dai! Alla fine
i due microsoni da 5 minuti mi hanno rivitalizzato. Grande, grande. Dai, era messo un po' il pilota automatico. Pezzo, l'ultima salitella qua e ci siamo. Guardate qua, GoPro da una parte, cellulare dall'altro. Grande, grande grazie ai volontari di questa gara mostruosa. Tutti i volontari, ricordando, non pagati per essere qua. Si comincia! Ora te la devi godere! 500 metri di goduria pura! No, che mi fai lo sprint? Te la faccio sta pietra? Questo mi sta a fare sprint! Ma guardalo, quando vedo un arrivo, lo sapete! C'è un atteggiamento! Guarda un fresco! Grazie.
Grazie a voi.